Amministrare e fare politica, soprattutto in una piccola comunità, vuol dire sempre investire da più punti di vista, in questo caso dal punto di vista della cultura, della lingua, e quindi creare dei ponti anche in questo caso con la Repubblica d'Albania per cercare di mettere su qualcosa di concreto, però non solo l'incontro ufficiale, l'incontro formale, ma mettere su obiettivi e finalità concrete che poi siano sempre godibili per tutta la comunità. Allora, parliamo di turismo. Quali sono gli appuntamenti importanti? Mettiamo caso che lei debba fare un calendario, quindi Natale, poi aprile, primavera, eccetera. Avrà un calendario in testa, no? Dato dall'assessore al turismo? Certamente sì. Partiamo dal Natale. Il Natale qui si vive oltre che con la sensazione appunto di serenità che tutti viviamo per il Natale, per quello che religiosamente significa il Natale, ma si vive con tanta passione perché le nostre funzioni liturgiche sono uniche e rimangono uniche nel tempo. Ma parliamo di, ecco, religione che non è quella cattolica. Assolutamente, noi siamo cristiani ma di rito greco-bizantino. E quindi è tutto diverso, assistervi. È tutto da vedere, è veramente una delle funzioni emozionanti e di vera passione. Questo è per il Natale? Sì, la Pasqua, diciamo che poi la... siamo stati qui a Pasqua. Sì, mi ricordo, siete stati qui a Pasqua per la festa di San Giorgio, vi ho fatto un tour de force in quei giorni e credo che abbiate potuto vedere e fare vedere quello che sono le nostre caratteristiche e quello che è il nostro sentimento di festa in quei giorni. E quindi già siamo pronti per il prossimo, ma abbiamo le elezioni e quindi non sappiamo se ci siamo. Anche quelle fanno parte di un calendario che è il calendario di tutti i comuni. Siamo pronti per le elezioni, ma noi lo siamo perché continuiamo a lavorare, diciamo, dalle nostre poltrone, tra virgolette, ma da quella che è la nostra funzione di interlocutore diretto del cittadino per Piana, questo è. Veniamo adesso da impegni istituzionali veramente storici, perché abbiamo avuto per la prima volta dopo 533 anni la visita del Presidente della Repubblica d'Albania a Piana, con un full immersion nella nostra realtà che ha veramente impressionato il Presidente della nostra, dell'Albania, della nostra amata terra. Voi siete molto attaccati alle vostre origini, tant'è che poi quando, dopo che sono venuto qui, io ho fatto un salto anche in Albania per capire questo legame, e chissà se il Presidente ha intuito quanto voi siete legati alle vostre origini, forse neanche i moderni albanesi lo sono. Il Presidente, immergendosi nella nostra realtà culturale, storica e di tradizionale, ha toccato con mano le loro origini. Sembra un assurdo questo che sto dicendo. No, è proprio vero, l'ho visto e sentito io proprio. Ma noi custodiamo gelosamente veramente le origini del popolo albanese, perché l'invasione turca e l'invasione ottomana dell'Albania ha un po' raso al suolo tutta la realtà storica. Noi, i nostri avi che sono scappati 533 anni dall'Albania, hanno portato con loro il bagaglio culturale, il bagaglio storico e un bagaglio di conoscenze che poi ci sono state tramandate principalmente con l'aiuto della Chiesa e che noi ancora conserviamo in maniera molto molto gelosa.